beve bagno nelle acque di un canale alla periferia di Treviso, poi si sistema per benino, si fa bella. È simpatica questa nutria, dolce e socievole. Non si preoccupa della nostra presenza, della telecamera che la riprende, dei curiosi che l'osservano. È un animale che sicuramente sorprende, che meraviglia e che sta diventando sempre più familiare. I commenti. Sembra un castoro, sembra. Una bella bestia. Una bella bestia, effettivamente. L'ho vista anche ieri. Ma non scappa, non scappa. Non scappa, non lo so, forse si è adattata al territorio ormai. Probabilmente sì. Ma non c'è qualcuno che ha paura di quelli che passano di qua? Non lo so, non ho idea. A me fa un po' impressione, ma non paura, certamente. Cosa pensi di questi animali? Sono animali che non siamo abituati a vederli. Sono animali che vengono, mi sembra, dall'Australia, da quelle parti là. E effettivamente adesso sono qui da noi, anche da noi. La gente come i pescatori che sono immersi nella natura penso che non diano tanto fastidio. A me personalmente non è che danno tanto fastidio, anche perché io sento tanto parlare della gente che dicono che sono aggressive, però io vedo che quando le avvicino, cioè, scappano. Sì. Sono tranquille? Sono tranquille, sì. Lei è per la loro eliminazione oppure no? Ma secondo me no, non sono per l'eliminazione, perché gli animali... E i danni che fanno? E i danni che fanno, anche là magari bisognerebbe che la provincia salvaguardasse qualcosa, però eliminarli, insomma, cioè gli animali sono fatti per vivere, non per morire. Alla nutria è dichiarata guerra aperta, mammifero roditore piuttosto prolifico, è considerata tra le 100 specie invasive più dannose al mondo. Rovina e fa franare gli argini di fiumi e canali a causa delle reti di cunicoli che scava e che possono arrivare a 15 metri. Pesantissimi i danni che provoca all'agricoltura, un pericolo per la sicurezza idraulica e quindi per il territorio, una nemica dei raccolti. Ecco i danni provocati su un campo di carote a Lusia, nel Polesine. Sono esasperati gli agricoltori ed è emergenza per quanti gestiscono e devono curare i corsi d'acqua. Si chiedono misure drastiche per il loro abbattimento. Ecco, questi sono i danni delle nutri. Vedi, probabilmente lì sotto c'hanno la tana, salgono dalla riva qui. Qui si vedono proprio le strisciate, perché con la pancia vanno a strisciare sulla terra, no? E si portano, vedi questa cultura, sono delle carote coperte con del tessuto non tessuto. Pensa a te, hanno mangiato il tessuto non tessuto per andarci a prendere le carote che sono sotto. Prova, vedi, guarda, qui sono tutti i pezzettini di carote che loro hanno mangiato, no? E sono arrivati là. Probabilmente questo tessuto è stato rovinato dalle nutrie. Sì, dalle nutrie. Un tessuto che è stato messo questo autunno. Danni notevoli, quindi. Quindi notevoli. E poi Massimo Pezzolo, danni all'ambiente. Sì, si rovinano le nostre produzioni, se le consumano, se le mangiano, ovviamente anche per loro hanno resistenza. E poi gli argini delle scoline, dei fossi che compromettono la tenuta idraulica. Che fare contro? Non compete a noi, qui ci sono visite continue dei tecnici della provincia e quindi delle guardie forestali, spero che loro risolvano i problemi. Qualche volpe, dicono, in più potrebbe risolvere in parte il problema. Anche questo è una delle ipotesi che qualcuno ha ventilato. Gente metropolitana? Non saprai, certo che mi preoccupo tantino avere le volpi al posto delle nutri a questo punto. Quindi abbiamo nutri e volpi. È probabile che qui il danno diventi doppio. Punto di riferimento degli orticoltori di Lusia è il mercato ortofrutticolo, proprio un punto di riferimento, qui tutti convergono. Con me c'è il direttore Rossano Fontana. Come sta il mercato in questo momento? In questa fase il mercato sta uscendo da quello che è il periodo invernale, dove c'è scarsità, diciamo, di prodotto, perché abbiamo prodotto stagionale. Stiamo entrando nel pieno della primavera e quindi un ampliamento della gamma di prodotti. Adesso fioriscono e maturano gli ortaggi, no? Sì, stiamo entrando nel vivo della stagione, insomma, stiamo vedendo incrementi sempre più significativi dei volumi di scambio. La funzione di questo mercato oggi? Il mercato è un punto di incontro, una piazza di contrattazione dove gli operatori, sia produttori che operatori commerciali, si incontrano e avviene lo scambio delle merci e si ha la formazione del prezzo, quindi è ancora ha un ruolo importante per il territorio, perché determina quello che sono poi le quotazioni dei prodotti. E dentro il mercato ortofrutticolo c'è la piattaforma di Opovento e con Massimo Pezzolo andiamo adesso a vederla, no? Bene, vi accompagno. Thank you.
Beh, questo Massimo Pezzolo è un momento un po' di tranquillità qua dentro. Sì, siamo a fine giornata, ma è già stato smistato il prodotto. Quanti prodotti, quante verdure trattate voi? A regime circa 50 specie, 52. Dove le spedite le verdure? Ormai abbiamo diversi clienti nel nord Italia, un po' tutte le aree sono coperte e anche a parte Europa. E vediamo adesso che cosa ci propone l'Orto Veneto, una specialità. Con Opo Veneto andiamo nel Polesine per presentarvi il porro, un ortaggio chiamato la cipolla gentile per la delicatezza e l'aroma. È ricchissimo di proprietà che danno salute e benessere. È coltivato da oltre 3.000 anni. Ne era ghiotto l'imperatore romano Nerone, che lo utilizzava per schiarirsi la voce. Nerone aveva velleità di cantante. È considerato particolarmente pregiato il porro coltivato nel Polesine, a Lusia e dintorni. La produzione, stimata attorno alle 4.000 tonnellate, sta dando soddisfazione. Ma sta crescendo tanto qui a Lusia la coltivazione del porro? Sta crescendo in Lusia perché magari in Lusia abbiamo una cultura nella lavorazione del porro che si adatta benissimo a oggi giorno, più ai supermercati che cercano un porro di qualità, uniformità, e quindi Lusia, che ha queste caratteristiche peculiari, dove ci sono piccole aziende, manodopera molto specializzata, sicuramente ampliando la richiesta ai grandi catene sicuramente si sono trovate bene in Lusia, e Lusia si sta muovendo bene sul mercato e lo sta producendo sempre più. Il porro è sempre più presente in cucina, lo usano con effetti straordinari i grandi chef. Una gustosissima pasta risottata preparataci dal giovane Enrico Rizzato della trattoria Al Ponte di Lusia. Che vuol dire pasta risottata? È una pasta che viene fatta come risotto, quindi non la andiamo a cucinare in un pentolone di acqua, ma la cuciniamo direttamente in padella o su una pentola col brodo, pian pianino fino a cottura. Qui è il porro il prodotto fondamentale. Qui c'è solo porro e pasta, nient'altro, un po' di mantecatura alla fine e basta. E il porro in cucina com'è? Il porro in cucina, secondo me, per la mia cucina è indispensabile, perché comunque è molto meno invadente, è meno invadente della cipolla, quella viene un po' dolce, quindi è gustosissimo. Ecco, anche a chi non piace la cipolla, secondo me una pasta col porro può... Un ortaggio quindi molto versatile. Un ortaggio versatile, si può usare come ingrediente principale oppure come accompagnamento, si può usare come base per cotture, risotti, sughi, qualsiasi cosa. I formaggi freschi, per la leggerezza e la digeribilità, sono ritenuti ideali per un sano regime alimentare. Amici della salute e del benessere, eccellenti nelle diete. Per questo c'è un crescente interesse nei loro confronti. Stando ad una recente indagine, li consumano il 91% degli italiani. Piacciono soprattutto alle donne. Si ritiene che siano prodotti che saziano, che rasserenano e rilassano, che danno un senso di allegria e di felicità, che tolgono pensieri e ansie. Ne vediamo fasi della lavorazione nel caseificio San Rocco di Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza. Sono gioielli questi formaggi, di qualità e di bontà riconosciute, e quindi ricercati. Sono chicche per amatori. Li racconta Gino Antonello, mastro casaro dall'arte colta, raffinata e premiata con medaglie d'oro. Abbiamo la casatea, lo stracchino, la ricotta, la caciotta, il primo sale qui, e qui per finire la tosella, un formaggio a cuocere. Ma è vero che anche al Papa piace questa tosella? Così dicono. Voi la presentate in diverse forme la tosella? Sì, praticamente abbiamo tre tipologie. Questa è naturale, poi speziata con l'erba cipollina e con l'erba paprika. Questa sarebbe la casatea, questo sarebbe lo stracchino e questa è la caciotta che vedete qui tagliata. Ecco, la differenza tra questi formaggi sostanziale? Il latte di base è lo stesso, cambiano i fermenti, le lavorazioni, le temperature, tutti i prodotti a latte pastorizzato. Francesco Turco, per il San Rocco, cosa rappresentano questi formaggi? I formaggi freschi per noi rappresentano un completamento, un servizio in più che diamo al nostro cliente finale, al consumatore, sia al consumatore finale nei negozi, sia ai nostri grossisti, che diamo l'opportunità di trovare tutti i prodotti all'interno del nostro caseificio, dai stagionati agli freschi. I formaggi comunque che vanno? Sì, sono richiesti, sono freschi e piacciono a tutti. Sì, a tutti quanti, dai giovani ai più anziani, tutti.
Ma piacciono effettivamente questi formaggi? Certo che piacciono, perché sono belli morbidi e gustosi. Piacevoli. Piacevoli. Formaggi freschi dall'origine garantita, immagine della morbidezza e della dolcezza. Sono fatti con latte esclusivo dei soci della cooperativa San Rocco di Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza. Una realtà piccola per la quantità, ma sublime per la qualità. Una cura meticolosa nella lavorazione. E siamo tornati in aperta campagna qui a Lusia, tra gli orti, dove si coltivano ottimi ortaggi. C'è una bella rete, una bella giornata oggi. Bellissima, direi. Finalmente. Finalmente. Ecco, il settore va benino, Massimo Pezzuolo, però vedo sempre più campi, non più a ortaggi ma a mais. Cosa sta succedendo qua? Come mai? Perché il fattore produttivo sta diventando sempre più difficile, sempre più dura. I costi sono certi e i ricavi da vedere. Quindi si abbandonano le insalate per il mais? In qualche caso sì, purtroppo le aziende che hanno saputo indirizzarsi verso organizzazioni di produttori o persone che garantiscono il loro ritiro di prodotto, come può essere Apo Veneto, questo non succede, succede meno. C'è un ricambio generazionale? È in atto, per nostra fortuna anche, cambia la mentalità, il modo di avvicinarsi. Giovani ce ne sono qui in campagna? Giovani da noi ce ne sono. Tra gli orti? Tra gli orti ce ne sono, e dobbiamo dare una risposta concreta a queste persone che hanno voglia di rimanere in campagna. E chiudiamo come sempre con un detto veneto: chi zeppo al suo non crede a chi che ha fame. È proprio così, la solidarietà ci vuole. È tutto, grazie per seguirci. Appuntamento con Agricoltura Veneta la settimana prossima.